E grazie intanto di essere qui, tanto noi ci vediamo spesso. E partiamo con la presentazione di tre ragazzi nuovi, Dias Begic, Enrico Abizak, Marko Velić, che insomma tre ragazzi che fanno parte di questo gruppo nuovo, di questo progetto. Dias arriva dal Celje, nonostante sia un ragazzo molto giovane, insomma, 2003. E già il terzo campionato quest'anno, insomma, da professionista, già con i grandi, per cui ha già comunque una discreta esperienza, nazionale under 21 sloveno. Insomma, lui ed Enrico sono due ragazzi che arrivano con un'idea che è abbastanza chiara, insomma, sono due esterni d'attacco che stiamo cercando con il mister di lavorare per farli diventare due giocatori, secondo noi, moderni, a tutta fascia, che possono attaccare sicuramente, ma imparare anche a difendere, e quindi su di loro stiamo facendo un lavoro importante. Enrico ha fatto un percorso tra Udinese e Torino nel settore giovanile, poi è stato preso l'anno scorso dal campionato di interregionale, questo per capire anche, insomma, che cerchiamo di seguire e di monitorare qualsiasi tipo di campionato, e che anche dalle categorie magari, chiamiamole così, minori, chiamiamola così, anche se non è bello, insomma, c'è del talento, c'è del materiale importante. È stato un ragazzo che abbiamo già fermato e bloccato lo scorso anno a gennaio, che abbiamo poi ufficializzato adesso, quindi su di loro c'è questo lavoro importante, dove stiamo, ripeto, cercando con il mister di farli lavorare, insomma, avete visto, a tutta fascia. E sono ragazzi che siamo sicuri, convinti, ci daranno grandi soddisfazione. Velić è un profilo che a noi mancava in rosa, abbiamo soltanto Thomas Andon come centrale mancino. Lui può giocare in una difesa 3 sia da perno centrale sia da braccetto, anche lui è un ragazzo comunque giovane, classe 99, che lui ha fatto la sua bella gavetta, il suo bel percorso, e quindi insomma sono stati contenti di prenderlo, e anche lui sicuramente, ripeto, darà soddisfazioni e sarà molto utile, perché ha delle caratteristiche che in rosa non aveva. Questo un pochettino per presentare i ragazzi, e adesso insomma parola a loro. Iniziamo con Marko. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Marko, intanto una curiosità, chiaricici la pronuncia esatta del cognome che non sbagliare? Velić. Con la C, perfetto. Esperienza precedente importante, nel senso che si è fatto molto apprezzare nello scorso campionato, questo potrebbe essere quello della consacrazione, no? In maniera definitiva, in una piazza ancora più ambiziosa. Sì, certo, l'idea è questa. L'anno scorso ho fatto un buon campionato a Lucca, diciamo anche sopra le aspettative, e quest'anno la sfida è ancora più impegnativa. Ovviamente sappiamo che la piazza pretende tanto, la società pretende tanto, e sarò qui per dare il mio contributo alla squadra e sono a disposizione del mister. Senti, non è semplice, tra l'altro, per voi centrali con questo modulo a propensione molto offensiva dell'allenatore, ogni tanto vi tocca fare un po' gli straordinari, nel senso fra centro e fascia, allargarvi, stare stretti, e ci state lavorando molto, immagino. Sì, sì, lavoriamo molto sulla fase difensiva, sulla linea. Non ho mai lavorato sulla linea come quest'anno col mister, è molto bravo su questo. E sì, ci stiamo adattando a quello che ci chiede, vedremo i risultati. Comunque penso che sia un modo di giocare offensivo per permettere dei risultati importanti in questa categoria, perché non sono poche le squadre che cercano di giocare in questo modo in Lega Pro. Senti, per un giovane come te, soprattutto magari in difesa, è importante avere magari dei punti di riferimento anche tra giocatori più di esperienza, no? Nel caso qua di Vicenza, tu hai dei punti di riferimento, può essere, non so, Padella, Pellina, non so. Sì, no, certo. Quando sono venuto qua conoscevo già i ragazzi che facevano parte del pacchetto difensivo, avendoli visti anche in TV giocare l'anno scorso e gli anni scorsi. So la loro esperienza e cerco ogni giorno di prendere qualcosina da loro anche in allenamento, perché essendo giovane posso sempre migliorare,
e mi sta andando molto, devo dire, da questo punto di vista. Questa difesa che non è molto rinnovata rispetto alla scorsa stagione, ci sono molti giocatori che sono rimasti rispetto alla scorsa stagione, tu come ti stai trovando? Ah, io molto bene, i compagni molto bene, stiamo trovando l'affinità giusta che dietro, secondo me, nel corpo difensivo serve più di tutto, conoscere bene il compagno, le sue proprie caratteristiche, per le coperture, come muoversi, è una cosa fondamentale e ci stiamo lavorando tutti i giorni. Senti, già nella prova generale dell'amichevole hai avuto l'episodio controverso del rigore, come l'hai visto? Ecco, perché... Ma sono cose che capitano, ho peccato un po' di un'esperienza, possiamo dire, anche se a mio parere è un rigore un po' generoso, però come detto può capitare, speriamo non capiti più. E l'ultima cosa che ti chiedo è se è un valore aggiunto il fatto che Baldini, da giocatore, abbia ricoperto sostanzialmente il tuo ruolo, questo se è un aiuto maggiore nel... Vabbè, sicuramente è un valore aggiunto per noi difensori perché capisce di più il nostro ruolo rispetto all'allenatore che magari faceva l'attaccante. E sul lavoro sulla fase difensiva è molto tosto e fa un lavoro eccellente, sicuramente. Sta a noi mettere poi in campo quello che ci chiede. Possiamo andare. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Una anche per te, un'opportunità di rilancio importante, insomma, ritrovi il professionismo dopo un anno di pausa, tra virgolette. Come lo vivi, come lo affronti questa avventura? Guarda, dici bene, perché diciamo l'anno scorso ho preso questa decisione di scendere, di fare un passo indietro per provare a farne due in avanti, ed è così è stato, perché io a gennaio ho avuto questa opportunità di firmare con Vicenza, ero super contento della chiamata, poi ovviamente ero lì a tifare con loro per magari poter rimanere in categoria, però così non è stato, però sicuramente le mie emozioni di questo nuovo percorso non sono svanite assolutamente. La categoria secondo noi non ci appartiene, vogliamo puntare in alto. C'è tutto per farlo, basta solo tenere i piedi per terra e lavorare tanto. Senti, l'anno scorso anche un discreto pochino di assist, probabilmente giocavi anche in una posizione un po' differente. Come ti trovi in questa versione da esterno di questa fascia? Sì, diciamo è un ruolo abbastanza nuovo per me, però ho parlato sia con il mister che con il direttore, è un ruolo che posso fare benissimo per le mie caratteristiche. Sì, gli anni prima ho sempre giocato magari un po' più offensivo come ala o come seconda punta, però bisogna saper, secondo me, ricoprire più ruoli, più ne puoi ricoprire, più sei utile alla squadra. Per un ragazzo giovane come te, ritrovarsi in uno stadio dove spesso c'è tanto pubblico così è più uno stimolo, magari ci può essere un pochino anche all'inizio di emozione che può giocare qualche brutto scherzo, come ti sembra di viverla? Guarda, sinceramente a me il pubblico non mi spaventa, anzi per me è uno stimolo in più che ti porta tante emozioni, perché far gol, vincere una partita di fronte a tutti questi tifosi che stanno urlando per te, e secondo me è uno stimolo enorme, quindi più di tanto, più quella pressione che magari dicono c'è stato un errore perché c'era troppa pressione, personalmente non lo soffro, però anche quando mi hanno chiamato solo al pensiero di giocare davanti a tutta questa gente è stato subito un sì.
scelta del tuo numero di maglia qualche motivazione particolare? Ma ci pensavo, diciamo, in questi anni. È stato, diciamo, all'inizio è stata una scelta abbastanza casuale, poi ci ho riflettuto e un po' per la mia storia familiare, ma a me, diciamo, l'ho trasformato questo numero come un infinito che mi lega a mio papà, che purtroppo è venuto a mancare 3-4 anni fa. Quindi alla fine ho deciso di tenere questo e sperare che il mio percorso, diciamo, cresca. Come va con l'italiano allora? Ogni giorno meglio e meglio, parlo con gli altri e penso che in un mese parlo bene. Uh-huh. Senti, quando è arrivata la chiamata del Vicenza, era una squadra che tu conoscevi già? Sei rimasto sorpreso che una squadra come il Vicenza venisse a cercarti? No, quando ho sentito che Vicenza volevi, sono stato contento perché è un grande club con buoni tifosi, buona storia, e quando ho sentito ho detto subito che sì, mi piace l'idea, e dopo anche presentazione tutto mi piace. Tu hai già esordito nel campionato, nel massimo campionato sloveno, no? E qua finora hai fatto qualche partita con squadre di Serie C della stessa categoria di Vicenza, sempre amichevoli, però comunque della categoria di Vicenza. Hai già notato qualche differenza tra i due campionati? Vedi qualcosa, insomma, se c'è più difficoltà qua oppure come l'hai trovato? Sì, devo dire che anche in Serie A slovena è forte, ma qua in Italia, Serie C, quello che ho visto, si va molto forte, e anche più duel, più, come si dice, più forte il tempo e tutto, e per adesso penso che posso giocare, che abbiamo una squadra che attacca e penso che posso giocare bene questa stagione. Anche per te questo è un ruolo nuovo rispetto a quello che facevi? Sì, ma ho trovato bene, non è così difficile come questo che ho giocato l'anno scorso, ma ho trovato bene. Senti, tu per tue caratteristiche hai un modello, diciamo, tra i giocatori già affermati, un modello di riferimento, un giocatore che ti piace di più? Cos'è? Non ho capito. Sei un giocatore famoso che preferito, che pensi che gli assomigliare? Mi piace dare a un Vinicius Junior perché ha molto skills, dribbling, e anche a me mi piace questo, giocare uno contro uno, e anche che gioco un po' in difesa, quando andiamo in attaccare voglio fare questo come Vinicius Junior. Tra l'altro, prima amichevole col Milan, dopo pochissimi secondi, tu a sinistra, cross in mezzo, gol subito, è stato un bel inizio per... Sì, è stato un bel inizio, e anche è la prima volta che ho giocato con tanti tifosi, e è stato molto bene, cioè, l'atmosfera è stata unbelievable. Volevo fare una domanda a tutti e due, coinvolgo tutti e due. Cosa vi aspettate da questo campionato personalmente? Tu intendi di come obiettivo stagionale, ma anche aspettative personali rispetto alla tua carriera anche? Ma guarda, come numeri e come numero di presenze, uno di gol, uno di assist, ovviamente cioè, non c'è un numero che, diciamo, mi accontento, cioè, nel senso, più ne faccio meglio è, ovviamente. Poi ogni volta che il mister mi chiamerà in causa, ovviamente saremo qui a dare tutti noi stessi per raggiungere un unico obiettivo di gruppo.
Poi se vengono più gol, più assist, è meglio ovviamente anche per il nostro percorso, però prima, in primis, vogliamo mettere la squadra e poi il singolo. Secondo me, penso che più importante che giochi è voler lavorare bene, che il mister vede che posso giocare, e dopo con tante partite viene questa esperienza e tutto. E per me è più importante che giochi e fai un buon lavoro in allenamento. Per tutti e tre, qual è il sogno? Your dream? Your dream and sport, what are you looking for only in this year, in general? No, andiamo, non so come si dice, step by step, e vediamo come va quest'anno e dopo. Non parlo in futuro tanto, ma penso adesso. Sì. Ovviamente anch'io, essendo qua, ormai avendo scalato, ovviamente il sogno è quello di scalare tutte le categorie. Adesso concentriamoci su quest'anno, che è fondamentale per noi giovani e soprattutto per il Vicenza, e poi vediamo quello che verrà. Per qualunque bambino che inizia a giocare a calcio, penso che il sogno sia arrivare a giocare in Serie A. Speriamo con questa maglia, e arrivare a giocare soprattutto in nazionale o mondiale. Come il direttore, penso in nazionale ha giocato e penso sia l'emozione più bella per un calciatore. Volevo chiedere al direttore, i due ragazzi che sono arrivati tramite quel discorso di area scouting che avete fatto? Sì, tutti e tre, chiaramente. Sì, tutti e tre sono stati visti, visionati. Osservati, ci abbiamo parlato, siamo andati ad incontrarli, per cui insomma c'è stato un lavoro sicuramente di mesi dietro poi la scelta dei ragazzi, e ripeto, siamo contenti, stiamo andando verso questa direzione, e è una direzione nella quale siamo fieri, siamo orgogliosi. Sono ragazzi che vanno aspettati, gli ho dato pazienza, gli ho dato tempo. Quello che vogliamo è che abbiano grandissima personalità, tutti i giorni glielo dico, che vogliamo veramente che osino, vogliamo che siano loro stessi, vogliamo sicuramente che migliorino allenamento dopo allenamento, ma che diamo tutto in campo e che osino, che provino a fare, perché è quello che vogliamo da questa squadra, che sia ambiziosa, che sia coraggiosa, ripeto, e che abbia questo tipo di identità. E poi dopo chiaramente gli errori fanno parte, come dico sempre, di tutti, io lo dico sempre ai ragazzi, lo fanno la prima partita della loro carriera, l'ultima partita della loro carriera faranno errori. L'errore fa parte di chi gioca a calcio. L'importante, tra virgolette, è sbagliare per eccesso e non per difetto, perché non ho fatto qualche cosa che volevo fare. Meglio fare, e poi dopo se si sbaglia va bene, poi impareranno dagli errori che si fanno, ma ripeto, non deve mai venire a mancare la personalità, la voglia di incidere, di fare. Possiamo fare le famose paio di domande sugli ultimi giorni? Manca poco, quindi dobbiamo aspettare un paio di giorni, voglio dire, non è che c'è molto. No, volevo capire se qualcosa si stava muovendo proprio in queste ore in maniera concreta, che ne so, in particolare si sta sentendo, si vede in particolare il discorso del portiere o Giacomelli per la possibile uscita? No, guarda, allora... siamo veramente ormai alla fine, siamo molto contenti, la società mi ha dato tutte le risorse possibili e immaginabili per questo mercato. Devo dire che siamo molto soddisfatti, molto contenti di quello che abbiamo fatto. Crediamo fortemente in tutti i ragazzi che ci sono e che sono arrivati, chiaramente quelli che sono rimasti, per cui ci sono sicuramente qualche opportunità, la stiamo valutando, ma in maniera veramente molto molto tranquilla, molto serena, convinti di avere già così una rosa a disposizione importante. Se ci sarà da fare qualche cosina, vediamo, in base chiaramente alle opportunità che ci sono sul mercato, in base anche a una lista che dobbiamo fare di giocatori, per cui, ripeto, siamo molto sereni, non so neanche se andremo a Milano l'ultimo giorno, gli ultimi due giorni, perché, ripeto, siamo molto contenti, molto soddisfatti, e ripeto, non è mai...
e questo ci tengo a dirlo, un nome che sposta il mercato o che sposta il livello della squadra. Dobbiamo puntare sull'identità, dobbiamo puntare sul diventare squadra, quello su quale stiamo lavorando fortemente. L'hanno detto prima i ragazzi, che la squadra che viene prima di tutto, lo sottolineo, non è il singolo, ma è sempre la squadra che viene prima di tutto, a prescindere dai ragazzi che ci sono e ci saranno in futuro. Direttore, l'anno scorso un valore aggiunto, per esempio, per il Tirol, che ha vinto il campionato, è stato quello di avere una difesa praticamente impenetrabile. Io a Vicenza, è una domanda un po' provocatoria, ma la faccio lo stesso. Io a Vicenza abbiamo una difesa che praticamente è costituita da metà, da elementi che l'anno scorso hanno fatto parte di quella difesa che è stata perforata più volte. Voi siete comunque tranquilli sotto questo aspetto? Sì, sì, siamo assolutamente sereni, assolutamente tranquilli. È rientrato Mario Iarardi, al quale verrà nei prossimi giorni prolungato il contratto, sono in scadenza. È arrivato Marco, ci sono altri ragazzi, puntiamo moltissimo anche su Thomas, su Sandon, questo ragazzo che abbiamo avuto in rosa, che l'anno scorso è stato bloccato nell'ultimo periodo dalla pubalgia. Ripeto, quando parliamo di difesa parliamo anche qua sempre di fase difensiva. E l'hai detto prima te, giustamente, andando in avanti, volendo andare in avanti, sicuramente l'idea non è quella di prendere un gol in meno, ma di farne uno in più, questo sicuramente. Ma siamo già così abbastanza sereni, tranquilli. C'è soltanto in questo momento Cappelletti, che ha un po' qualche problema fisico già dal prossimo anno, ecco, quindi forse qualche riflessione potrebbe esserci soltanto da questo punto di vista, se andare a inserire un giocatore in più o rimanere così con questo pacchetto difensivo. Tra l'altro sta facendo molto bene con Rali, è un ragazzo del 2005. È chiaro che voi dite, ma perché un ragazzo del 2005, un ragazzo del 2003? Perché il nostro pensiero deve essere quello di avere il coraggio. Se chiediamo coraggio, e la società in primis, il direttore sportivo in primis, che deve avere coraggio di non andare a prendere, ma di valorizzare anche i ragazzi che sono nostri, che sono dentro, che possono benissimo giocare, che stanno lavorando con la prima squadra e che ripeto, stanno ben figurando. Quindi sì, già così sono assolutamente sereno. Ripeto, l'unica valutazione, essendo sia Thomas sia Cappelletti, insomma, l'anno scorso hanno avuto dei problemi, inizialmente hanno continuato un pochettino ad avere questi problemi, si è andati ad inserire un giocatore in più, basta. Ma non sarà sicuramente un giocatore, ecco, che arriva di spicco, in linea con quello che stiamo facendo.